Allora, intanto grazie a tutti per essere qui, perché non è una giornata normale, martedì, più a quest'ora, quindi vi ringraziamo per essere tutti qui. E oltre a voi ringraziamo la parrocchia che ci ha ospitato, Giovanni Santi, che è proprietario di questo splendido teatro, e la libreria Mondadori Storpi di Arzignano, che ci ha sponsorizzato. Allora, do il benvenuto per questa presentazione del libro Soprano Inferno, edito dalla casa Tre Foglie, scritto da Simone Terreni. Chi è Simone Terreni? Tanti di voi ho visto che lo conoscono, quindi sanno già chi è. Comunque, per chi non lo conosce, Simone Terreni è un imprenditore che opera nel settore delle telecomunicazioni e del digitale. È stato inserito da Forbes nella lista dei migliori 100 manager italiani. È un toscano, è un grande appassionato di Dante ed è stato scelto da Social Network TikTok per raccontare la Divina Commedia ai ragazzi. Lui praticamente in 100 canti, in 100 minuti ha raccontato tutta la Divina Commedia. Se vi interessa andate a vederlo su TikTok perché è fantastico, cioè veramente. E avrete anche sentito parlare di lui per altre cose, specialmente ultimamente. Non so se avete sentito parlare dell'imprenditore che ha assunto quella ragazza incinta, che gli ha detto guarda, sono incinta, mi vedo, beh, che problema c'è? Una bella notizia, ecco, è lui. Quindi anche questo mi fa. E per questo la regione toscana gli ha dato un premio, gli ha conferito un premio che è il Fegato d'argento. Ebbene, io credo che abbia dato un segno Vai, vai, importante. Allora, stasera per presentarci una lettura teatrale e spiegazione del canto, del secondo canto della Divina Commedia dell'Inferno, cercando di attualizzarlo al giorno d'oggi. Adesso basta, vi lascio godere questa splendida serata. Lo giorno se ne andava e l'aereo bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. E io, solo uno, ma apparecchiato a sostenere la guerra, sì del cammino, sì della pietà che ritrarrà la mente che non erra. Siamo nel secondo canto dell'Inferno. È uno dei canti più belli della Divina Commedia, che spesso però non viene considerato molto, perché è un canto spesso di passaggio, invece è un canto fondamentale. È un canto fondamentale perché in pratica Dante, dopo essersi perso nella selva oscura del primo canto, e dopo aver superato le tre fiere, e dopo aver incontrato il suo maestro Virgilio, ha incominciato un cammino per avvicinarsi alla porta infernale. Nel primo canto lui si sentiva smarrito, perso, come tante volte succede anche a noi nella nostra vita quotidiana. Quante volte noi no, attraversiamo un periodo di crisi, di frustrazione, di depressione, e allora ci sentiamo un po' smarriti. E lui stava attraversando un periodo molto difficile della sua vita, molto difficile. E gli sono venuti anche dei pensieri molto cupi, addirittura dice che la selva non lascia mai nessuno vivo, quindi vuol dire che forse ha anche pensato di uccidersi. E allora, mentre stava cercando di raggiungere il colle della grazia, gli si para davanti prima una lupa, anzi, scusate, una. Povero che fa dentro. Aiutate il primo animale? La lonza! La lonza, scusate! Mi si parla, sono emozionato anch'io perché comunque siete tante persone oggi, quindi vi chiedo scusa, cercherò di recuperare. Gli si parla davanti la lonza, che è il simbolo della lussuria, gli si parla poi davanti il leone, simbolo della superbia, e poi il più feroce di tutti quanti, la lupa, la cupidigia. Nessuno è mai sopravvissuto alla lupa. Ed ecco però che vede in lontananza un uomo, o forse un'ombra, e lo chiama: miserere di me, aiutami, abbi misericordia di me. Glielo dice in latino,
Le prime parole che Dante dice sono in latino, perché è come se fosse un passaggio dalla lingua latina alla lingua volgare, perché Dante sta per trattare un argomento molto alto, sta per trattare la materia più elevata, Dio. E questa è una grande innovazione, perché in un mondo, nel 1300, dove tutti parlavano, soprattutto le persone colte, perché non erano tante persone che sapevano leggere e scrivere, dove tutti parlavano il latino, Dante decide di fare il libro più bello del mondo e di parlare della cosa più difficile del mondo, cioè di Dio, in volgare. E questa è una grande rivoluzione. Chi è? È Virgilio, è il suo maestro. Cosa rappresenta Virgilio nella Divina Commedia? Rappresenta tante cose. Come ogni grande poema, la Divina Commedia è un poema allegorico, cioè noi troviamo delle figure, dei personaggi che spesso rappresentano altri significati. E chi rappresenta Virgilio? Rappresenta il sapere del passato, rappresenta i valori dell'antica Roma, rappresenta il più grande poeta esistito sulla terra prima di Dante, rappresenta anche la razionalità, la ragione naturale. Quindi Dante incontra Virgilio e Virgilio diventa il suo maestro. In pratica è come se ci dicesse che noi dobbiamo sempre farci aiutare, miserere, dalla nostra testa, dal nostro cervello, dalla nostra razionalità. E lui gli dice: guarda che se tu vuoi sopravvivere alla lupa, devi tenere altro viaggio. E allora incominciano. Dante si riprende, aveva molta paura, si riprende e comincia il cammino. Passa un giorno ed eccolo alla fine del giorno che incomincia questo meraviglioso secondo canto. Lo giorno se ne andava e l'era bruno. È questa ora qua, è l'ora del crepuscolo, quando in qualche modo il sole comincia a tramontare e toglieva gli animali che sono in terra. Gli animali non sono gli animali, ma sono tutti gli esseri che hanno un'anima, compresi gli uomini, anzi soprattutto gli uomini, dalle fatiche loro. E io sono uno. Ecco che qui ritorna il fatto che lui, una persona sola, quante volte anche noi siamo di fronte a delle difficoltà e ci troviamo da soli, in questa grande fatica che lui sta affrontando, in questo viaggio interiore, perché se noi guardiamo la Divina Commedia un po' da lontano e non la vediamo come se fosse una sorta di libro dove quando eravamo giovani dovevamo prendere la sufficienza a scuola, ma la vediamo come qualcosa che è una sorta di viaggio, di cammino, di percorso, dove si incomincia entrando nell'inferno, affrontando le cose peggiori, quindi tutti quei peccati che anche noi uomini moderni per modo di dire, affrontiamo, quindi affrontiamo la lussuria, la gola, l'ira, l'avarizia, la cupidigia. E poi, dopo aver incontrato Lucifero, proprio in mezzo all'inferno, si risale su a rivedere le stelle sulla spiaggia del Purgatorio e si comincia questo cammino sulla montagna del Purgatorio per espiare, per diventare migliori. Si arriva al Paradiso Terrestre, dove lasciamo Virgilio, incontriamo Beatrice e ci eleviamo fino ai 9 cieli, alla Rosa dei Beati, fino a Dio. Ecco che non è forse un cammino interiore, non è forse un peccato che in qualche modo ogni uomo deve affrontare prima di essere migliore? E allora se noi gli diamo questo significato, allora forse Dante è un amico, forse è qualcuno che ci può ancora parlare dal passato, forse è qualcuno che ancora oggi ci può dire qualcosa. E Dante parla, e Dante ci dice che prima cosa chiede aiuto alle muse, o alto ingegno, ormai tale, o muse, o mente che scrivessi ciò che io vidi, qui si parla alla tua nobilitate. Ecco, questo è un modo di dire che deriva da Dante. Qui si parla alla tua nobilità, qui si guarderà se vali effettivamente. Ci sono tanti modi che derivano da Dante all'interno della Divina Commedia, ne vedremo anche altri. Questo ci fa capire quanto sia moderna, a viso aperto, non ti curare loro, lo guarda e passa. Quando parliamo Galeotto fu il libro, o diciamo che nel mezzo del cammino di nostra vita, quindi quando siamo nel mezzo di qualcosa, tante volte noi usiamo Dante e nemmeno ce ne rendiamo conto. Ad esempio un modo di dire come 4-4, me ne sto 4-4, deriva dal canto 22esimo dell'inferno,
Quindi vedete come Dante ancora oggi è presente nel nostro mondo, nella nostra lingua italiana. Dante padre della lingua italiana. Si dice che delle 2000 parole che noi usiamo abitualmente nel linguaggio moderno di oggi, ben 1600 erano nella stessa connotazione con cui Dante le usava. Quindi la Divina Commedia, anche se è scritto come un libro del 1300, è un libro che ci ha donato la nostra lingua. E qui Dante di nuovo ha paura. E questo smarrimento, ma lui si era un po' ripreso dopo la serva oscura perché aveva trovato Virgilio e quindi aveva trovato il coraggio, la sua testa, la sua ragione lo aveva rifatto, ma di nuovo ha paura. Quante volte noi cominciamo un viaggio, cominciamo un'impresa, cominciamo un progetto, cerchiamo di fare qualcosa di importante e poi perdiamo coraggio, ci smarriamo nuovamente, no? Un giorno siamo pronti a partire e il giorno dopo invece siamo tristi, siamo cupi e forse siamo pronti anche ad abbandonare. E qui Dante sta per abbandonare, poeta che mi guidi, si rivolge nuovamente a Virgilio. Ma io perché venirvi? O chi concede, cioè chi è che me lo concede? Veramente sta parlando indirettamente di Dio. Io non Enea, io non Paolo sono, né degno a ciò io né altri credi. Io non sono Enea, perché prima di Dante, negli inferi, c'erano stati due personaggi. Uno era stato Enea, che è il protagonista del libro del poeta che lo sta accompagnando, cioè di Virgilio, quindi l'Eneide è una sorta di faro della Divina Commedia. Tanti pezzi dentro la Divina Commedia sono presi pari pari da Virgilio e naturalmente trasposti in volgare. Io non Paolo, Paolo è San Paolo, che anche lui andò per un momento all'inferno e poi tornò. E quindi prima di lui sono grandi esempi, esempi che derivano dalla Bibbia o esempi che derivano dalla mitologia, grandi esempi del passato. Ma lui è Dante Alighieri, durante Alighieri, detto Dante, un fiorentino di 35 anni che nel mezzo della sua vita si è perso. Io non sono degno. E quante volte anche noi non ci sentiamo all'altezza della situazione, incominciamo a fare qualcosa, ma no, ma io non sono in grado, non ce la farò mai, non me la sento. E quindi le paure che ha provato Dante sono le stesse paure che ci facciamo noi ogni giorno quando ci chiediamo: ma perché proprio io non me la sento? In quel momento in cui noi dobbiamo uscire, come dicono gli inglesi, dalla nostra zona di comfort, quando dobbiamo mettersi in discussione, quando dobbiamo fare il primo passo, che è sempre il passo più difficile. E Virgilio gli risponde: se ho ben la tua parola intesa, se ho ben capito, lo prende quasi di mira. L'anima tua è divinità e offesa. Tu hai di nuovo paura. Ma come? Avevamo deciso che dovevamo fare un altro viaggio, eri tutto convinto e adesso nuovamente dubiti. E continua. Questa paura, questa vita, molte fiate l'uomo incontra, molte volte assilta l'uomo, ed è sì che tornata impresa lo porti, cioè che tante volte tornata impresa, cioè l'impresa eccezionale, non si riescono a fare perché la paura ci attanaglia. È la paura la principale nemica dell'uomo quando deve fare qualcosa. Come falso vedere bestia quando onda, cioè praticamente è come se lui avesse paura della sua ombra, perché in quel momento lui non può aver paura, ancora non le ha viste le cose brutte dell'inferno. Quindi è frutto della sua immaginazione. La paura spesso è frutto della nostra illusione e ci blocca, ci attanaglia, siamo noi stessi che ci blocchiamo. E qui c'è un altro modo di dire, perché ogni volta che noi abbiamo paura della nostra ombra, deriva ancora da qui. Quindi vedete come Dante ritorna, no? Però il concetto è questo, che spesso i nostri fallimenti derivano da noi stessi e dalle nostre paure.
alla cerca di Virgilio, ha capito che il suo discepolo ha paura, allora incomincia a provare a tranquillizzarlo. E incomincia un racconto, gli racconta. Il secondo canto è tutto basato su una sorta di flashback che Virgilio racconta perché lui è andato in suo soccorso. Perché Virgilio? Perché proprio Virgilio è sceso in suo soccorso? E te lo dice, te lo racconta, io ero tra coloro che sono sospesi, cioè si trovava nel limbo. Sapete che il limbo è il primo cerchio, è il luogo dove sono i dannati che non ricevettero mai il battesimo, come i bambini piccoli prima di essere battezzati, oppure i grandi del passato, che però insomma non avendo conosciuto la dottrina di Dio e di Cristo, non hanno potuto avere il battesimo e quindi sono finiti nel tempo. Quindi Virgilio è un dannato, è una persona che sta all'inferno, d'accordo? E donna mi chiamò, beata e bella. Qui spoilerà un po' il nome, beata e bella. Tal di comandare io la richiesi, cioè comandami, donna. Donna qui è ancora un po' nell'accezione dello stil nuovo, dove la donna è la domina, la signora del padrone del nostro cuore. E quindi quando è il padrone del nostro cuore ci può comandare. Anche se, a differenza del dolce stil nuovo, dove lì l'amore era un amore più passionale, qui l'amore è un amore più angelicato, cioè si parla dell'amore di Dio. D'accordo? Luceva gli occhi suoi più che le stelle, più che la stella, e cominciò a dire soave e piano con angelica voce in sua favella. In pratica incontra questa donna beata, beata vuol dire che è appartenente al paradiso, e bella, cioè di una bellezza sconfinata. Ma la cosa che risalta maggiormente sono gli occhi. Luceva gli occhi. Qui in qualche modo ci spiega Dante che lui sta scrivendo la Divina Commedia per gli occhi di una donna, perché questi occhi sono talmente lucenti, talmente potenti, talmente forti, che in qualche modo incantano Virgilio, e quando vede quegli occhi lui non può far altro che ubbidire al volere di questa donna meravigliosa. Naturalmente questa donna meravigliosa è Beatrice. Beatrice, chi è Beatrice? Beatrice è colei che porta alla beatitudine. È stata la protagonista del suo primo libro, La Vita Nuova. Tanto gentile e tanto onesta parla, donna mia, quando ella tu saluta. È lei che passa e che in qualche modo non degna nemmeno di uno sguardo il poeta. Invece, qui Beatrice è diventata stupenda, meravigliosa. Glielo aveva detto alla fine della Vita Nuova: io tra qualche anno continuerò a parlare di te. E nel frattempo Beatrice era morta. Beatrice, la vera Beatrice, muore a 24 anni. Dante l'aveva incontrata solamente due volte: una volta quando era molto piccolo, che aveva 9 anni, e una volta per strada, dove lei insieme a Donatello lo salutò. Perché? Perché era un amore puro, incontaminato, a differenza insomma dell'amore un po' più carnale che naturalmente lui aveva con sua moglie Gemma, con la quale aveva avuto anche 4 figli. Quindi Beatrice qui rappresenta proprio qualcosa di importante, e parla Beatrice e dice: o anima cortese mantoana. Mantoana perché Virgilio è di Mantova, cortese perché era un poeta, chiamiamo così, di corte, perché era il poeta dell'imperatore, di cui la fama ancora nel mondo dura, perché tu sei talmente famoso che tutti ti conoscono, e durerà quanto il mondo lontana. Quindi si sa benissimo che sta parlando di un grande poeta del passato che ancora noi oggi conosciamo, che spesso studiamo a scuola. L'amico mio, e non dell'avventura nella deserta piaggia, è in pericolo, l'amico mio. Ecco come chiama Dante Beatrice. Quindi, come chiama Beatrice Dante? Beatrice lo chiama l'amico mio. Per questo che tante volte, no, i ragazzi, specialmente quelli di oggi, dicono che Dante è stato messo da Beatrice nella cosiddetta friend zone. Però qui invece si capisce, perché in questo senso l'amicizia era un rapporto puro. E lui, in pratica, sa benissimo di essere stato qualcosa di importante, ma è sì nel cammino che a volte è per paura. Cioè Beatrice sa che lui ha paura, si è perso nuovamente. E allora
E allora lei finalmente svela il suo nome, Ison Beatrice. Attenzione, questa è la terzina che è forse tutto il cuore del canto, perché Beatrice nello inferno la incontriamo solo qua, poi la ritroveremo nel trentesimo del purgatorio, indirettamente se ne parlerà spesso e così via, ma le prime parole che Beatrice dice sono proprio in questo canto, e lei dice così, si definisce così: Ison Beatrice che ti faccio andare, vengo dal luogo per tornare desio, cioè io vengo da quel luogo dove desidero tornare. Lei sta in paradiso, nella rosa dei beati, nel posto più alto, proprio accanto a Rachele, una delle donne dell'Antico Testamento. Quindi dice questo verso che per me è bellissimo: amor mi mosse, amor mi mosse che mi fa parlare. È l'amore che non muove, naturalmente. Qui non siamo in presenza dell'amore cortese o dell'amore del dolce stil nuovo, ma siamo in presenza dell'amore di Dio. E questo amore di Dio così forte, perché nella Divina Commedia la parola amore viene usata tantissimo in tante connotazioni diverse, amore che nulla ama ma perdona, non è lo stesso amore che c'è in questo verso. E allora che amore è? È l'amore che muove. Amor mi mosse, muovere, smuovere, andare verso qualcosa, che è la stessa radice di moto, che è la stessa radice di emozione. Quando noi proviamo una emozione, proviamo un sentimento che esce e si manifesta. Quindi Beatrice smuove, muove, quindi Beatrice qui diventa la motivazione stessa di Dante. Il motivo per cui vale la pena intraprendere il cammino, il motivo per cui vale la pena entrare nell'inferno, fare tutto il purgatorio per rincontrarla, è la motivazione. Ed è quella motivazione che anche noi spesso perdiamo quando siamo persi nella selva oscura, quando dubitiamo di noi stessi: non io Paolo, non io Silvio. E quindi questa motivazione la dobbiamo ritrovare. Vedete com'è moderno Dante, come in qualche modo ancora sembra parlarci, perché ci dice che noi dobbiamo trovare qualcosa per cui valga la pena fare un progetto, una vita, un lavoro, qualsiasi cosa, la nostra motivazione, cioè quella cosa che ci spinge ad essere migliori, noi dobbiamo trovarla, se no non possiamo partire, se no siamo bloccati, se no la paura è più forte. È questa la cosa importante di questo canto. Cioè è il momento in cui Dante capisce che il suo vero motivo per cui deve fare questo viaggio, soprattutto all'inizio, è Beatrice, è colei che lo renderà migliore, è colei che lo deve smuovere, è la motivazione, e la motivazione tutti quanti noi ogni santo giorno la dobbiamo trovare. Ogni santo giorno noi dobbiamo capire qual è la nostra Beatrice, perché sennò non siamo mossi da queste cose. Ma dimmi, naturalmente Virgilio ancora dubita, perché Beatrice è scesa giù nel limbo e cerca di convincere Virgilio ad andare a trovare immediatamente Dante. Ma dimmi la cagione che non ti guarda, cioè dimmi il motivo dello scendere qua, perché sei scesa qui? Ho capito che io devo andare in soccorso di Dante, ma perché? Qual è il motivo vero? E lei gli risponde: da che tu possa averlo tanto avvenuto, dirotti brevemente, te lo spiego, te lo dico velocemente, perché io non temo di venire qua dentro, cioè lei non ha paura di venire qui, ancora la paura. E se prima abbiamo visto che la paura è figlia delle nostre illusioni, della nostra mente, che spesso ci condiziona nelle nostre azioni, qui la paura di cui parlo Beatrice è una paura diversa, e sono diverse bellissime, perché dice: temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di far altrui male. Cioè bisogna aver paura solo di quelle cose che effettivamente ci possono far del male, ma parla del male fisico. Quindi dobbiamo aver paura, che ne so, di cadere dall'alto, di finire dentro un fiume, di fare un incidente. Quelle sono le cose di cui dobbiamo aver paura, non la paura mentale che ci nasce quando noi dobbiamo fare delle azioni.
Ed è bellissimo questo dialogo, perché è normale che è come se indirettamente, tramite Beatrice, Virgilio cerca di incoraggiare Dante a trovare il coraggio di superare la sua paura. Ed è un dialogo dolcissimo, delicato, bellissimo, no? Quindi, io sono fatta da Dio, sono perciò tale che la vostra miseria non mi tange, non mi tange. Anche questo è un altro modo di dire che deriva da Dante. Quante volte l'abbiamo usato, no, questa cosa non mi tange, va bene? E qui che Beatrice che dice, guarda, io non ho paura di queste anime dannate che sono qua, perché? Perché io sono fatta da Dio, ed essendo fatta da Dio non temo tutte le cose negative che invece possiamo trovare all'inferno. Donna, è gentile c'è chi si compiange di questo impedimento, io ti mando. C'è una donna lassù nel cielo che in pratica è triste, si compiange, cioè sta addirittura soffrendo per la situazione di Dante, per l'impedimento. Ovvio ti mando, quindi caro Virgilio, tu devi andare là, perché Dante è bloccato, ha paura, è in pericolo e tu lo devi aiutare. Chi è questa donna? Questa donna è una Madonna, è la Maria, e rappresenta la grazia penitente, previdente, bene? Cioè quella che prevede prima, perché essendo insomma Maria fondamentalmente, prevede tutto, prevede tutti i bisogni dell'uomo che può avere. E quindi Maria non va direttamente da Beatrice, ma in una sorta di scala gerarchica passa da Santa Lucia. Questa chiese uscì un suo dimando e disse, ora ha bisogno del tuo fedele. Cioè Maria va da Santa Lucia e dice, guarda, che giunge il tuo fedele. Il tuo fedele è Dante. Dante era un fedele di Santa Lucia. Santa Lucia è la santa degli occhi. Perché Dante, a un certo momento della sua vita, Dante non parla molto di sé direttamente, però mette all'interno della Divina Commedia tanti piccoli messaggi di quello che ha vissuto in vita. E lui era un fedele di Santa Lucia perché, a forza di studiare, perché noi pensiamo Dante che sia, non so, una persona geniale che ha creato la Divina Commedia così per il flusso divino. No, Dante ha studiato tantissimo e la Divina Commedia era un compendio di tutto il sapere del 1300, è una sorta di atlante geografico, di manuale della teologia, è qualcosa che racconta tutto il cielo, l'astronomia. Quindi è sicuramente uno dei libri più densi di informazione, senza contare la grande capacità di scrivere 14.233 versi, tutte in terzina, tutte e tre incatenate tra di loro, in rima, in 100 canti. Quindi un'opera gigantesca, ed era diventato cieco per farlo. E allora andò a pregare Santa Lucia che gli potesse dare nuovamente la vista, che aveva avuto naturalmente un valore. E Dante ritornò ad avere la vista e riuscì a terminare insomma le sue grandi opere. Ma chi è Santa Lucia? Santa Lucia in questo caso è la grazia illuminata, cioè è la grazia che guida le persone. Quindi abbiamo la grazia previdente, la grazia illuminata, che poi a sua volta va da Beatrice. E Beatrice è la grazia operante, cioè quella che fa le cose concrete. Beatrice è quella più concreta di tutte, e quella che infatti poi prenderà Dante nel Paradiso Terrestre e lo porterà fino alla Rosa dei Beati. Anche se poi, non so se lo sapete, perché tante volte noi si pensa che le guide di Dante sono state Beatrice e Virgilio, ma c'è anche San Bernardo, gli ultimi tre canti ci si trova anche San Bernardo, queste sono le guide spirituali. Quindi è come se si fosse mossa in maniera incredibile e anche tutto molto velocemente, ok? Una serie di catene di persone che si sono messe in moto per Dante. Si è mossa Maria, si è mossa Santa Lucia, si è mossa Beatrice, che è andata da Virgilio. E allora, quando Virgilio scopre che fondamentalmente è Beatrice che gli sta dicendo che tre donne si sono spostate, allora anche lui decide di partire. E quando decide soprattutto quando Beatrice, dopo avergli spiegato il motivo, si volta un attimo
E qui c'è un momento di una dolcezza incredibile. Dice, si dicono solo bei versi, no? Poscia che m'ebbe ragionato questo, cioè dopo che mi aveva detto queste parole, gli occhi lucenti, quindi nuovamente gli occhi che c'erano all'inizio e ora gli occhi lucenti. Ma se prima erano occhi lucenti divini, di luce divina, qui gli occhi sono lucenti di vergogna, perché dice gli occhi lucenti lacrimando rose, il pudore. Beatrice, dopo aver detto queste cose, gli cade una lacrima, si vergogna di essere stata anche un po' così sfacciata nell'andare a chiedere a Virgilio questo favore immenso. E allora con un gesto di dolcezza incredibile si volta e gli scatta una lacrima. Noi pensiamo spesso che la vergogna sia un sentimento negativo. Invece la vergogna, quella che suscita il pudore, e non la vergogna, 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 no, perché spesso viene detta magari, non so, ai ladri, ai politici o cose di questo genere. Invece la vergogna, quella che porta all'arrossamento, è quel sentimento che ti fa capire che hai sbagliato e che ti aiuta a migliorare successivamente. E vi è una dolcezza e delicatezza, perché qui in pratica Beatrice sta piangendo per Dante. Poi quando lo conterrà nel trentesimo, una scena bellissima, lo tratterà malissimo. È allora che arrivavi, ti sei perso, cosa hai fatto tutto questo tempo? E Dante poi sviene nuovamente nel trentesimo del Purgatorio. Il rapporto tra Dante e Beatrice, anche quello è molto, molto particolare, no? Però qui, proprio all'inizio della Divina Commedia, Beatrice capisce che il suo amico è in pericolo e soffre e vuole che venga salvato, anche perché queste tre donne alla fine si sono mosse. Ed ecco, siamo quasi alla fine. Dunque, gli dice Virgilio a Dante, dunque, che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore a letti? Perché ancora? Voglio dire, ti ho spiegato, Virgilio, Virgilio tanto ha il carattere che ha, no? Perché? Se ti ho già spiegato che si sono mosse Maria, Santa Lucia e Beatrice e io sono qui al tuo fianco, ancora tu hai paura. Ci sono queste tre donne che garantiscono per te che il tuo viaggio sarà protetto. Perché ancora hai paura? Poscia che dai, tre donne benedette curano di te nella corte del cielo, la corte del re di Dio, no? Il mio parlare tanto ben ti promette? Lo vuoi capire che se ti sto dicendo che possiamo farlo questo viaggio? Se questa decisione che hai preso, se questa motivazione che hai trovato per te è importante, adesso ti devi sbrigare, lo possiamo fare e devi venire. E allora qui c'è un pezzo di poesia, anche qui dolcissimo, perché poi nel resto dell'inferno ci saranno tante poesie, cioè tanti versi aspri, la bocca mi baciò tutta tremante, la bocca sollevò dal fiero pasto, insomma l'inferno è pieno di versi aspri. Ma qui invece dice, quali fioretti dal notturno cielo, chinati e chiusi, poiché il sole in bianca si drizzano tutti aperti in loro stelle. Ecco, avete mai visto quando dei fiorellini, no, che hanno appena terminato la loro notte, freddi, ghiacciati, arriva il raggio del sole e in pratica la blina si scioglie e si rialza, come se trovassero nuova vita, nuova voglia di vivere. Questa è la vera motivazione. Questo è quello che suscita in noi, Beatrice. Quello è quello che suscita in noi se effettivamente riusciamo a capire quello che vogliamo, perché allora automaticamente ritroviamo la nostra forza, la nostra energia, torniamo a fiorire. E la Divina Commedia è un'opera scritta in occasione della Pasqua. Lui entra il venerdì di Pasqua dell'anno 1300 dentro la porta infernale, e il Pasqua è la risurrezione, la rinascita. Quindi la commedia perché comincia male, e siamo nel momento peggiore perché ancora non è cominciato, Dante ha paura, e finisce bene,
ok? O comedia, come dicono quelli un po' più bravi di me, è sicuramente, forse, il primo libro di crescita, il primo libro di elevazione dello spirito che noi abbiamo. E quindi tale un fescio di mia virtù stanca e tanto buona ardire al cor mi cozze. In pratica, Dante, dopo questa arringa, dopo che ha sentito il nome di Beatrice, ha capito che ce la può fare, ha trovato la sua motivazione ed è pronto a partire. Allora, prima degli ultimi versi che vi leggerò, leggo invece 10 di 10 del libro, proprio relativo a questo capitolo. Caro pellegrino, prima di metterti in cammino, quindi caro dottore, cara persona, caro ognuno di noi, d'accordo? Poniti sempre questa domanda: qual è la tua motivazione? La tua famiglia, l'amore, i figli, i soldi, una dieta, il successo, la realizzazione di se stessi, realizzarti come professionista, trovare un equilibrio, compiere un'impresa mai tentata prima, vivere una vita serena, ritrovare te stesso perché ti eri perduto, coltivare le tue passioni. Qualunque essa sia, qualunque sia la tua motivazione, non andare avanti se prima non hai trovato la tua Beatrice. Oltre c'è la porta infernale, varcata la quale non si torna indietro. E allora io chiudo questo incontro, è stato meraviglioso, queste tre persone molto attente, mi fa veramente piacere. Chiudo questo incontro proprio con le parole di Dante, le ultime tre terzine, perché al di là di quello che ho provato a raccontarvi io oggi o a spiegarvi, la bellezza di questa opera è che è un'opera fatta in versi, è poesia. E la poesia è potente, è forte, perché la Divina Commedia da 700 anni ci parla. Ci parla perché è musica, perché è scritta con una metrica che poi le persone vanno imparate a memoria. Fatti non fosse da vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Sono tutti versi che impararono 700 anni fa le povere persone che non erano culturate, no? I tintori, gli artigiani, i fiorentini, e che raccontavano la Divina Commedia. La Divina Commedia ebbe una grande diffusione orale subito, e sono le stesse parole che magari imparano ancora oggi i ragazzi a scuola quando incontrano Dante nel loro percorso. O te lo sa colei che ti soccorse, o te cortese che ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue, che io son tornato nel primo proposto. Or va, con solo volere è damme due, tu duca, tu signore, tu maestro. Così li dissi, e poi che mosse fue, entrai per lo cammin alto. Grazie. È finita. Se vuoi ho altri tre cose in campo.